Non credeva alle apparizioni di Medjugorje, ma ha vissuto un'esperienza così particolare da aver cambiato il suo giudizio. La sua storia inizia da questo quadro che rappresenta la Madonna Assunta. È la copia di un dipinto che si trova in Polonia, nella parrocchia di Niegowicz, dove è stato sacerdote il giovane Karol Wojtyła. Proprio per l'affetto nei confronti di Giovanni Paolo II, padre Cielecki fece fare questa copia, con l'intenzione di portarla nelle parrocchie di tutto il mondo. Quando penso dell'immagine della Madonna Assunta di Niegowicz, davanti al quale pregava Giovanni Paolo II, subito i miei pensieri vanno a Medjugorje, dove nel 2008 l'ho portato con un gruppo dei pellegrini da Roma proprio a Medjugorje. È successo qualcosa che nessuno di noi poteva aspettare. Non mi sono immaginato mai che la Madonna lascia un segno per me e tutti i miei pellegrini. Young girl, long girl, I'll be ready when your world starts to... È l'estate del 2008 quando padre Cielecki viene invitato a portare il quadro a Medjugorje. Appena arrivato, il sacerdote polacco non riesce a trattenere il suo scetticismo nei confronti del fenomeno Medjugorje. Era di sera e io guardo tutti i bar, tutti i ristoranti e io davanti di queste persone comincio a fare la critica del luogo. E io ho detto, guardi, qui non c'è nessuna apparizione, qui c'è un business. Appena io ho detto queste parole, sento intorno di me il profumo di rose. Ho cominciato a chiedere, chi di voi porta il rosario con quello profumato? Nessuno. Il giorno successivo, i frati della parrocchia di Medjugorje chiedono a padre Cielecki di portare il dipinto a un ritiro spirituale di sacerdoti, durante il quale è prevista anche l'apparizione del veggente Ivan. Il quadro della Madonna Assunta era davanti, allora di fronte. Allora Ivan si inginocchia davanti a questa immagine. E viene il momento dell'apparizione. Io dico, Madonna, Madre Santissima, io non ti vedo. Bello che lui ti vede, se è tutto vero. Solo che io credo che tu ci sei, perché sei sempre vicino. Ma è nel pomeriggio che accade il fatto straordinario che farà cambiare idea a padre Cielecki. Entro pullman e io dico, diciamo rosario. Avevo il quadro davanti a me sui miei ginocchi e io sento dall'immagine il profumo di rose che ho sentito il primo giorno. Allora dico, Madre Santissima, tu sei qui, mi stai lasciando il segno della tua presenza. E in quel momento dal quadro vengono le ondate del profumo di rose, così forte che tutta la gente si accorge perché l'ho fermato rosario e la gente comincia a inginocchiarsi sulle sedie, nel pullman, cominciano a piangere, gridare, Madre sei qui. Ho sentito questo profumo e ho pensato, boh, che cosa succede adesso? E ho subito pensato, forse la Madonna vuole portarci in paradiso tutti quanti. E dopo uno in pullman si gira, vede, guardate il sole, che cosa sta succedendo? Abbiamo visto che il sole comincia a girare e poi in un certo momento si è staccato. E era un'ostia, sì. Un'ostia. Ostia bianca con IHS, con le mani che si veniva verso noi e faceva pulsazione come se fosse il cuore. È stata un'emozione bellissima. Poi tutto sparì, solo che l'autista, che era un evangelico, lui disse, io credo alla Madonna, io non sono più evangelico, io sono cattolico.